Cristo risorto. Buona giornata, carissimi amici, buona domenica. Oggi siamo alla seconda domenica del tempo ordinario. Leggiamo il Vangelo che la liturgia ci propone e dal Vangelo secondo Giovanni, capitolo 1, versetti 35-42. Il giorno dopo, Giovanni stava ancora là con due dei suoi discepoli e, fissando lo sguardo su Gesù che passava, disse: «Ecco l'Agnello di Dio». E i suoi due discepoli, sentendolo parlare così, seguirono Gesù. Gesù allora si voltò e, osservando che essi lo seguivano, disse loro: «Che cosa cercate?» Gli risposero: «Rabbì», che tradotto significa maestro, «dove dimori?» Disse loro: «Venite e vedrete». Andarono dunque e videro dove egli dimorava e quel giorno rimasero con lui. Erano circa le 4 del pomeriggio. Uno dei due, che avevano udito le parole di Giovanni e lo avevano seguito, era Andrea, fratello di Simon Pietro. Egli incontrò per primo suo fratello Simone e gli disse: «Abbiamo trovato il Messia», che si traduce Cristo, e lo condussero da Gesù. Fissando lo sguardo su di lui, Gesù disse: «Tu sei Simone, il figlio di Giovanni, sarai chiamato Cefa, che significa Pietro». Amen. Carissimi, oggi la liturgia ci presenta il Vangelo secondo Giovanni, pur essendo nell'anno B che seguiamo il Vangelo di Marco, ma in questo giorno ci viene presentato, in questo primo capitolo di Giovanni, un episodio davvero molto importante, in cui c'è un protagonista, che è Gesù chiaramente, ma soprattutto una persona che lo indica, che gli sta a fianco. Questa persona di cui abbiamo sentito molto parlare sia nel tempo di Avvento, del Natale, Giovanni il Battista, il profeta, tra l'altro cugino di Gesù, colui che ha incontrato il Verbo finché era nella pancia di sua madre. Ha avuto il primo incontro quando Maria è andata a trovare suo parente Elisabetta e ha esultato di gioia. Ecco che qui abbiamo un altro episodio in cui Giovanni Battista vede da lontano arrivare Gesù, fissa il suo sguardo su di lui e dice: «Ecco l'Agnello di Dio». Allora questa espressione di Giovanni Battista ha due funzioni. La prima è una professione di fede, una proclamazione personale che significa: in Gesù io trovo l'Agnello di Dio. Entriamo nel contesto della fede di Israele. Dalla legge data da Dio attraverso a Mosè, ai patriarchi e nel tempo a tutto il popolo, si parlava di sacrificio, ovvero l'unica via per la remissione dei peccati, per la salvezza. Quei sacrifici offerti dal sacerdote, di solito di animali puri, senza macchia. Ecco che Giovanni Battista quindi riprende questa metafora, potremmo dire, e paragona Gesù ad un agnello, ma non un semplice agnello bianco, senza macchia, ma l'agnello che viene da Dio. Quindi già Giovanni Battista proclama che Gesù è il Figlio di Dio, è l'Agnello di Dio, ma soprattutto è lo strumento, la mediazione, il mediatore tra noi e il Padre.
attraverso cui possiamo essere salvati, attraverso cui possiamo essere perdonati. Quindi non per i nostri meriti, ma perché Gesù è venuto. Quindi Giovanni Battista proclama con autorità, con fermezza, con decisione. Ecco come dovrebbe essere la nostra fede, carissimi cristiani, che di fronte alle malattie, alla pandemia, a tante difficoltà, a tante crisi, dovremo proclamare con fermezza come Giovanni Battista: Gesù, tu sei l'agnello di Dio, Gesù, tu sei la chiave di Dio per me, Gesù, tu sei la soluzione di Dio per me, Gesù, tu sei la risposta del Padre ai miei problemi. Ecco che cosa fa Giovanni Battista. E seconda funzione di questo atteggiamento di Giovanni Battista è una funzione di evangelizzazione. Sappiamo che Giovanni Battista, lui stesso lo dice, è voce di uno che grida nel deserto, riprendendo Isaia 40, il profeta. Ecco, Giovanni Battista ci insegna come evangelizzare, anche nel 2021, pensate. Non solo 2000 anni fa, ma anche oggi nel 2021. Che cosa fa? È vicino, dice, ai suoi discepoli, in particolar modo due discepoli, e vicino a loro è come se dicesse: ehi, voi due, guardate, sta passando Gesù. E gli dice: ecco l'agnello di Dio. E non lo dice solo per se stesso, ma lo dice a loro. È come se dicesse: cari miei discepoli, miei amici, in Gesù c'è la soluzione dei vostri problemi. In Gesù c'è la via, quella che state cercando, quella che stavate cercando seguendo me, il profeta, suo profeta, di Gesù. Ecco che i suoi due discepoli, sentendolo parlare così, seguirono Gesù. Amen. È una cosa meravigliosa, fratelli e sorelle. Quanto dipende da te e da me che gli altri facciano esperienza di Gesù. Quanto dipende soprattutto da me, lo dico non come sacerdote, come Luca, ma da te personalmente, da ciascuno di noi. Ovvero, quando noi siamo in compagnia con gli altri, noi possiamo indicare a loro chi è colui che mette pace, serenità, che dà speranza alla nostra vita, al nostro cuore. Bastano poche parole. Noi in comunità, nella colonia Giovanni Battista, abbiamo un bellissimo corso che si chiama Corso Paolo. Già da circa 20 anni abbiamo questo corso, anche di più, per insegnare attraverso la parola di Dio, il Magistero, ma soprattutto il Kerygma e l'esperienza che facciamo, insegniamo una metodologia per evangelizzare, per portare Gesù. Ecco, Giovanni Battista però è il primo che insegna. Com'è che insegna? Con la sua vita, con la sua testimonianza. E indica ai suoi due discepoli in chi crede, in chi ha speranza, ovvero dove si trova la soluzione: in Gesù, l'agnello di Dio. Quindi in questo momento, fratelli e sorelle, preghiamo il Signore, ma soprattutto preghiamo per primo affinché ogni giorno, quotidianamente, possiamo professare la nostra fede indicando in Gesù per noi l'agnello di Dio, la via, la soluzione per andare al Padre. Secondo, preghiamo per essere testimoni e perché lo Spirito Santo ci indichi chi dobbiamo evangelizzare? Quali sono le persone che hanno bisogno di sentire una buona parola da noi? Vieni, Signore Gesù, noi ti invochiamo in questo giorno,
ti invochiamo nella nostra vita e ti chiediamo di poter radicare nel nostro cuore la ferma decisione di seguirti come la via, la verità, la vita, l'agnello mandato dal Padre. Signore, anche oggi voglio confermare la mia adesione a te, alla tua parola, al tuo Vangelo, e proclamo che sei il mio Signore, il mio Salvatore, la mia roccia, la mia gioia, la mia salvezza. Ti chiedo, Spirito Santo, oggi donami di aprire gli occhi e di poter annunciare a coloro che vedo, che sono al mio fianco, poter annunciare che tu sei la soluzione. Poter annunciare con gioia affinché gli altri, vedendo la mia serenità, la mia pace, ma soprattutto la mia fermezza in te, possano anche loro credere e seguire te, il vero agnello di Dio. A te, Signore Gesù, sia sempre l'onore e la gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Carissimi amici, andiamo, annunciamo che Cristo è risorto, che Cristo vive. È l'agnello di Dio. Grazie che mi avete accolto. A domani. Ciao. Ecco, Signore, io vengo per fare la tua volontà. Ecco, Signore, ho sperato nel Signore, ed Egli su di me si è chinato, ha dato ascolto al mio grido, mi ha messo sulla bocca un canto nuovo, una lode al nostro Dio. Ecco, Signore, io vengo.